Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi, per l'ennesima volta, ne abbiamo già presentati credo uno più di Bertoldo, vi ripresentiamo il sistema Active Sound Booster. In questo caso abbiamo una BMW M550 turbo diesel, quindi una macchina molto molto particolare. Il cliente ci ha chiesto, appunto, essendo proprio la tipologia di macchina una macchina sportiva, non gli andava a genio il fatto che la macchina, adesso dopo Mirko vi farà sentire, a motore in moto e con il sistema attivo, che tipo di differenza c'è. Quindi una delle variabili, e l'abbiamo già descritto tante volte, l'Active Sound Booster è un sistema comandato, gestito tramite app, dove uno può scegliere la sonorità che desidera. Ci sono oltre 35 sonorità diverse, può appunto selezionare il volume, l'accensione, lo spegnimento, gli effetti speciali. Diciamo che da un punto di vista di personalizzazione se lo cuce perfettamente a seconda delle sue esigenze. Due cose fondamentali sono: uno, che non andiamo a toccare strutturalmente, come ho detto tante volte, nessuna parte della vettura, quindi non tocchiamo lo scarico, non tocchiamo assolutamente nulla, andiamo ad aggiungere questo risuonatore che è gestito tramite una centralina che è collegata con il sistema CAN bus della macchina per prendere il numero di giri, e un'altra centralina Bluetooth con la quale ci si collega con il telefonino. Quindi completamente omologata, a seconda che vi fermino per la strada, andiate a fare una revisione, la portiate in assistenza, nessun tipo di problema. La seconda cosa altrettanto interessante, che nel momento in cui cambierete macchina, si spera sempre il più tardi possibile, questo sistema lo si smonta e lo si può rimontare tranquillamente su una vettura, sulla nuova vettura. Quindi diciamo che da un punto di vista, se vogliamo dirla così, di ammortamento della spesa, il fatto di poter traslare questo sistema su vetture diverse, secondo me è un valore aggiunto non indifferente. Io adesso passerei la parola al mio collega Mirko, che vi spiega, come vi ho già spiegato tante volte, comunque è sempre meglio una volta in più che una volta in meno, vi fa sentire le due tipologie di sound, vi fa vedere la semplicità con la quale si utilizza il sistema, in maniera tale da capire un po' meglio che tipo di lavoro abbiamo fatto. Prego. Questa qui è la famosa app dove noi possiamo gestire il nostro sound booster. Ok, adesso il sistema è spento, accendiamo l'auto. Effettivamente non abbiamo nessun sound, proprio essendo un diesel è molto silenziosa. Lo riattiviamo. Ora si può sentire che è cambiato il sound. In più questa macchina ha il tasto per gestire la potenza, cioè ha sport, comfort, in base allo stile di guida. Con questo tasto noi possiamo variare anche il sound, perché su ogni impostazione, per esempio adesso sull'app è su comfort e abbiamo un tipo di suono. Se noi andiamo a spostare su sport abbiamo un altro tipo di suono. Da qua noi possiamo gestire, adesso su sport è memorizzato il race, qui abbiamo i vari suoni dove noi possiamo tranquillamente decidere cosa mettere. Ok, andiamo su race, da qui si cambia il suono, se vogliamo mettere il race mettiamo il race, e niente, poi quando uno decide chiude. Poi in più possiamo gestire giustamente il volume come noi vogliamo. E in più abbiamo tutte queste applicazioni dove possiamo gestire gli alti, i bassi, i medi, addirittura possiamo gestire, diciamo che a una tot velocità lui smette di funzionare. Mettiamo che siamo in autostrada a 140, non vogliamo più sentire il sound, lui automaticamente si spegne e appena torni sotto i 140 lui diciamo si riattiva. Quindi anche questa è un'ottima cosa. Chiudiamo, salviamo le varie impostazioni. Se lo vogliamo spegnere sempre dalla pantera in mezzo diventa rossa. Comunque se noi lo lasciamo acceso e spegniamo la macchina lui si scollega, quando andiamo a riaccendere la macchina rimane sull'impostazione che noi abbiamo scelto, quindi si riattiva automaticamente, non dobbiamo sempre noi accendere e spegnere. Quindi significa che non è che tutte le volte che uno accende la macchina diciamo deve rimpostare tutto, rimane impostato sull'ultima impostazione, e soprattutto seguendo il numero dei giri dall'esterno, se andiamo a sentire un po' qua dietro,
diciamo che il video purtroppo non rendono perfettamente giustizia, però da macchina, cioè dal vivo, devo dire che la differenza sonora è molto molto interessante. Quindi, come dicevo, è un sistema che può tranquillamente paragonare una rumorosità come se fosse una vettura a benzina sulla quale è stato modificato lo scarico. Chiaramente è una questione di gusti, è una questione soggettiva. Quello che abbiamo riscontrato è che tutti i clienti ai quali abbiamo montato il sistema sono tutti estremamente soddisfatti. Non peraltro siamo il centro in Italia che monta più sound booster della marca Max Aust in assoluto, quindi vuol dire che anche grazie ai video, anche grazie alla comunicazione fatta sul canale, questo tipo di sistema ha avuto un grosso riscontro e un grosso successo. Io direi che anche per questa puntata è tutto. Come al solito vi invitiamo a consultare il nostro sito www.9000giri.it. andate a cliccare sull'archivio elaborazioni in maniera tale che vi documentate su oltre 3500 schede vettura. Chiamateci telefonicamente, io sono sempre in sede, 0273833175, cosa fondamentale è aiutarci a far crescere il nostro canale, quindi cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale in maniera tale da essere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, ciao!